La lucetta, la lucetta è drammatica. Perché è acceso la luce? Ma è... Qual è che ti chiede il bufalo? Guarda, non mi rompete le palle, mamma tanto. Comunque, vuoi sapere la storia, Fabio? Mi ha contattato un altro su YouTube. Un altro mi ha detto: spero che prima o poi riuscite a fare un altro spogliarello su questo ragazzo, perché mi piace molto e mi attizza. Io ho detto: penso di riuscirci, e lei mi ha risposto: grazie. Comunque, dai, c'è chi scrive questo spogliarello? No. Ma cosa mi dici? Guarda che vai su YouTube. Non sto arrivando ragionamento. Aspetta, Bigfoot. Ma c'è per un Fabio Costa non pagherei. Ma tu sei malato, ma c'è idea di com'è il ragazzo di Teresa che non si vede proprio a Fabio? Molto più bello, no, la Teresa. Scusa, mi ripeto in questo. Aspetta, ho capito lui. Non ho capito chi ha detto. È un passaggio fondamentale. Teresa, ti più bello? Hai piantato che tu sei un cesso. Allora, lo dici tu. Telecamera per me, camera per me. Scherza per Fabio Conti, io sottoscrivo che è un bel ragazzo. I suoi difetti così strani. Dove così strane? Appezzamenti di terra, capannoni dell'Interco, non si sa. L'importante è che le cose non funzionano. Tipo, dici tu, però, per arrivare là, devi avere qualcosa. Ma non fai capire, straniera, non capisci. Io faccio straniera, sono italiano. E non ti spieghi il motivo. Fabio, ma non capisci il motivo. Ma Fabio, sono le sue tattiche all'estero. Che non lo capiscono quando parlano. Esatto, e vedi? Io sono diretto e non nessuno lo comprende. Che la realtà è che bomba. Non si sa come, con chi è due? Non si sa come, spero. C'è in che senso? Ma questa vuoi annusa? Vabbè, ricordiamo l'inglese. Chi è tu? Vuoi sapere di Alessandra? Era un po' frigio. Era un po' albanese. Era un po' frigio. Io sono mai entrato nei fatti di Rosanna e Luca, te, Anna, lui e Elena. Però anche di città, è diverso. Non rispetto le volte della tua documentale. Sono tutto che voi non abbiate. È diverso, noi siamo fatte una cosa andata, oh. Tu sei uno che fa la tu sei un playboy, noi siamo gente normale. Noi infatti che non sanno ciò. Noi siamo la notte. Io no, io la notte. Un momento di pausa. Ah no, scusami, riprendi. Quindi ritornando indietro, Luca lo sa. Il problema è che tu non era Luca. Io e Elena siamo coppie stabili e lui, diciamo, drammatico, che ha lasciato una donna per un'altra. Però scusami, che cosa ti dico? Che sono Luriel. Luca è roba minima mezz'ora, continuo, non si fa. Adesso Luca spiegherà il segreto della sua durata a Fabio Conti. Perché la mia durata è zero, ricordiamo. Come stai andando qua? Vai, zero. Meglio. Solite voi. Fabio, quindi parliamo... Ma allora no, non so cosa dirlo questo. Ma chiediamo all'uomo che meglio sa delle prestazioni sessuali di Fabio. Ma io... No, io sono più informato. È il mio Checco che è informato su questa roba così. Quanto è la durata del signor Serafini? Del pure. Ma libertà, sono non è che è adesso lo riprendo. Basta, dipende sempre dalla cioè non è sempre lo stesso. La durata dell'uomo è la bufala. Va bene. Si mangia. Il discorso serio è che è così.